Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Troverai il kit per la cinghia di distribuzione Bulk usato nel video in esclusiva sul sito di Mister Auto e al link nella descrizione. Prima di realizzare questa operazione, ti consigliamo di guardare il nostro tutorial 10 cose da sapere quando si sostituisce la cinghia di distribuzione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Per motivi di sicurezza, ti consigliamo di staccare la batteria. Per farlo, ti consigliamo di guardare il nostro video Sostituzione della batteria della Golf 7 1.6 TDI. Per sostituire la cinghia di distribuzione, è necessario sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere la ruota del lato passeggero per un accesso ottimale. Svita le spine della ruota, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Prima di iniziare, ti consigliamo comunque di guardare il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Ora è possibile rimuovere la ruota. Non dimenticarti di riporla sotto l'auto. Rimuovi il basamento. Ora è necessario rimuovere il parafango inferiore. Con un cacciavite Torx 25, rimuovere le 5 viti del parafango. Quindi, rimuovi il parafango. Per prima cosa, devi svitare il circuito del liquido di raffreddamento. Per fare questo, devi utilizzare una chiave svedese o lo strumento specifico utilizzato nel video. Quindi, rimuovere il tubo flessibile collegato al radiatore sotto al compressore dell'aria condizionata. Per maggiori informazioni su questo passaggio, è fondamentale guardare il nostro tutorial Come svuotare e purgare il circuito del liquido di raffreddamento Golf 7 1.6 o 2.0 TDI. Rimonta il tubo. Per questa operazione, devi rimuovere la cinghia servizi. Per fare questo, ti consigliamo di guardare il nostro video Come sostituire la cinghia servizi della Golf 7 1.6 o 2.0 TDI. Rimuovi il carter motore. Rimuovi il tubo del carburante dalla guida in plastica. Quindi, rimuovi la guida in plastica dal vaso di espansione del liquido di raffreddamento. Usando le pinze, rimuovi l'anello di bloccaggio dal tubo del liquido di raffreddamento. Quindi, rimuovi quest'ultimo. Con un cacciavite a taglio, stacca il sensore di livello del vaso di espansione del liquido di raffreddamento. Utilizza lo stesso strumento per rimuovere il vaso di espansione e accedi al tubo sotto il vaso. Quindi, rimuovi quest'ultimo. Puoi utilizzare un cacciavite. Per accedere al carter di protezione in plastica della cinghia di distribuzione, è necessario rimuovere o spostare i tubi che ne ostacolano la rimozione. Utilizzando una chiave a bussola, una prolunga e una bussola da 10, svitare i due dadi che tengono la flangia del filtro gasolio. Puoi utilizzare un magnete per recuperare i dadi, quindi, con una pinza, sposta l'anello di bloccaggio sul tubo esterno del filtro gasolio. Per rimuovere gli anelli utilizziamo uno strumento speciale, che puoi trovare nella descrizione del video, ma puoi anche utilizzare le pinze americane. Quindi, sposta il tubo. Sposta l'anello del tubo sul lato motore. Infine, tira quest'ultimo e spostalo. È possibile tappare i tubi in modo che il gasolio non fuoriesca. Con un cacciavite a taglio, apri la guida in plastica. Ora è possibile spostare la flangia del filtro gasolio sul lato motore. Quindi sposta i restanti tubi di raffreddamento e gasolio.
con una bussola Torx 27 allenta la vite della guida del tubo di pressione dello scarico. Smonta la protezione termica. Smonta la protezione termica. Con una bussola Torx 27, svita le due viti che tengono i sensori di pressione dei gas di scarico, in modo da liberare i tubi di pressione dei gas di scarico, e spostali. Con una chiave inglese da 17, svita la sonda del catalizzatore. Quindi è possibile svitare la vite dello scudo termico con una bussola Torx 27. Rimuovi lo scudo termico. Ora puoi rimuovere il carter in plastica della cinghia di distribuzione premendo le due linguette. Chiudi il tubo del gasolio con un tappo. Ora devi rimuovere la puleggia albero motore. Svita le quattro viti della puleggia usando una prolunga e una bussola con punta XZN M10. Usa un avvitatore a impulso che non trasmetterà rotazione all'albero motore. Rimuovi la puleggia albero motore. Per questa operazione è necessario rimuovere il supporto motore superiore. Dovrai quindi usare un crick posto in appoggio sotto il carter dell'olio. Fai salire e scendere il motore regolarmente per facilitare l'accesso. È consigliabile aggiungere un cuscinetto in gomma tra il crick e la coppa dell'olio per evitare danni alla coppa. Con una chiave inglese da 13, svita il bullone a croce che fissa il supporto motore al telaio. Quindi rimuovila. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Utilizzando una chiave a bussola, una prolunga e una bussola da 16, svita le due viti verticali sul telaio. Quindi rimuovile. Con gli stessi attrezzi, svita le due viti verticali del motore. Quindi rimuovile. Rimuovi il supporto motore. Ora è necessario rimuovere la piastra di chiusura del carter di distribuzione. Con una chiave a bussola e una bussola da 16, svita la prima vite di supporto della piastra. Per accedere alle varie viti e rimuoverle, regola con il crick l'altezza del motore. Quindi svita la seconda vite utilizzando gli stessi attrezzi. Svita la terza vite con una chiave inglese da 16. Quindi abbassa il motore di qualche centimetro e rimuovi la vite. Riporta il motore nella posizione originale. La piastra di chiusura del carter di distribuzione non può essere estratta, poiché è bloccata dalla protezione in plastica inferiore. In queste immagini puoi vedere le quattro viti della protezione in plastica. Rimuoverli con una chiave a bussola e una bussola Torx 27. Quindi sposta la protezione in plastica verso il basso. Questo consentirà di rimuovere la piastra di chiusura del carter di distribuzione dalla parte superiore. Quindi rimuovi la protezione in plastica. Ora è necessario eseguire la fasatura del motore. Questo è un passaggio molto importante. Con una chiave a bussola, una prolunga e una bussola con punta XZN M12, fai ruotare il motore per metterlo in posizione punto morto superiore. Tale posizione corrisponde alla posizione di fasatura del motore. Questo avviene quando la forcella della finestra della puleggia dell'albero a camme, che si trova sotto alla vite di regolazione della corona dell'albero a camme, è allineata con il foro di fasatura.
A questo punto anche la forcella della corona della pompa ad alta pressione sarà allineata con il foro di fasatura. Questo corrisponde anche alla posizione di fasatura dell'albero motore. Per questa operazione ti consigliamo di utilizzare i vari attrezzi per fasatura che puoi trovare nella descrizione del video. Inizia inserendo il perno di fasatura nella puleggia dell'albero a camme per verificare la corretta posizione. L'inserimento potrebbe risultare un po' complicato. Quindi, rimuoverlo per poter svitare la vite di bloccaggio della puleggia dell'albero a camme di mezzo giro utilizzando una chiave a bussola e una bussola Torx 27. Infine, inserisci nuovamente il perno di fasatura. A questo punto è necessario montare l'utensile di fasatura dell'albero motore. Sull'utensile sono presenti due alette che si inseriscono nei due fori del pignone dell'albero motore e un perno che funge da dispositivo a prova di errore. Sul blocco motore è presente un foro in cui viene inserito il perno dell'attrezzo di bloccaggio. Posiziona l'attrezzo di bloccaggio sul pignone dell'albero motore. Puoi ruotare leggermente la corona con una chiave a bussola per allineare il foro con il perno dell'attrezzo di bloccaggio, se non sono allineati. Quindi inserisci il perno di fasatura. Una volta regolato l'albero motore, inizia a rimuovere il perno di fasatura dalla puleggia dell'albero a camme. Puoi utilizzare anche una chiave inglese da 18. Utilizza una chiave di bloccaggio della puleggia che consente di bloccare la rotazione della puleggia al momento dell'allentamento della puleggia dell'albero a camme usando una barra di forza e una bussola da 18. In questo modo eviti di perdere le punte di fasatura e di tirare la cinghia. Dopo aver svitato la puleggia di mezzo giro, reinserisci il perno di fasatura. Utilizza l'attrezzo di bloccaggio della puleggia della pompa ad alta pressione in dotazione nel kit. Blocca la puleggia della pompa ad alta pressione. Quindi, con una barra di forza e una bussola da 24, svita il dado di fissaggio della puleggia di mezzo giro. Puoi utilizzare lo strumento per allineare la forcella con il foro di bloccaggio. Quindi, inserisci il perno di fasatura della pompa ad alta pressione. Il motore ora è completamente regolato. Con una chiave a bussola e una bussola da 15, svita il tendicinghia della puleggia. Poi usa una chiave a brugola da 6 per allentare il tendicinghia ruotando in senso antiorario. Con una chiave a bussola e una bussola da 13, svita il rullo della puleggia per cinghia. Quindi rimuovilo. Ora puoi rimuovere la cinghia di distribuzione. Sulla puleggia dell'albero a camme, la cinghia è bloccata dal perno di fasatura. Quindi è necessario rimuoverlo per estrarre la cinghia. Infine, applica nuovamente il perno. Ciao, sono Nono di Usetool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie. Con una chiave a bussola e una bussola da 13, svita il rullo della puleggia per cinghia inferiore. Quindi rimuovilo. Ora è necessario rimuovere la pompa dell'acqua. Puoi scollegare la pompa dell'acqua con un cacciavite a taglio piccolo, quindi rimuovi il connettore della pompa dell'acqua dall'alloggiamento. Con una chiave a bussola e una bussola con punta XZNM10, svita le tre viti che tengono la pompa dell'acqua. Rimuovi la pompa dell'acqua.
Attenzione, dentro il motore rimane sempre un po' di liquido di raffreddamento. Procurati un contenitore di raccolta per recuperare il liquido di raffreddamento che fuoriuscirà. Ora puoi pulire il vano della cinghia di distribuzione con aria compressa. Per evitare fuoriuscite, pulisci bene la superficie della guarnizione della pompa dell'acqua. Troverai i ricambi e i prodotti Bulk usati nel video sul sito di Mister Auto e al link nella descrizione. Procurati la nuova pompa dell'acqua. A tutti viene naturale prendere in mano la pompa e far girare la puleggia per verificare che giri bene. Ma sarebbe un grave errore che rischia di danneggiare in maniera irreversibile la pompa dell'acqua. Perché? La guarnizione meccanica interna non è ancora lubrificata, il liquido di raffreddamento non opera ancora la sua funzione di tenuta e di lubrificazione tra la guarnizione statica e quella dinamica. La rotazione a secco della pompa dell'acqua comporta un forte attrito tra i due componenti e li si danneggia in maniera irreversibile anche prima dell'installazione. Ciò provocherà fuoriuscite di liquido di raffreddamento a livello della pompa dell'acqua. Devi immergere la pompa nel liquido di raffreddamento e ruotarla una dozzina di volte per formare una guarnizione meccanica che agisca da pellicola protettiva tra la guarnizione statica e quella dinamica, come la pellicola creata dall'olio tra le pareti del cilindro e i segmenti del pistone. Installa la nuova pompa dell'acqua. Verifica la presenza e le buone condizioni della guarnizione. Per prima cosa, riavvitala manualmente. È importante usare la chiave dinamometrica per completare il serraggio della pompa dell'acqua. Quindi regola l'angolo di serraggio secondo quanto previsto. Riassembla il connettore della pompa dell'acqua nella sua sede. Monta il rullo della puleggia per cinghia inferiore, quindi riavvitalo con il dado in dotazione nel kit. Completa il serraggio con una chiave dinamometrica. Prendi il nuovo tendicinghia puleggia in dotazione con il kit. Rimonta il tendicinghia puleggia, facendo attenzione che la linguetta di bloccaggio sia nella giusta posizione sul blocco motore. Quindi riavvita manualmente fino al contatto. Poi riavvitalo leggermente, quanto basta per poter allentarlo completamente con una chiave a brugola da 6. Prendi il rullo della puleggia per cinghia superiore e riavvitalo con il dado in dotazione nel kit. Completa il serraggio con una chiave dinamometrica. Prima di riposizionare la cinghia, è necessario posizionare preventivamente le pullegge della pompa ad alta pressione e dell'albero a camme. Per visualizzare correttamente la posizione della pompa ad alta pressione, abbiamo rimosso l'impugnatura in plastica. Traccia una linea immaginaria tra il centro della puleggia e il perno di fasatura e verifica che il segno superiore della corona della pompa ad alta pressione non sia allineato con tale linea. Posiziona il segno superiore della puleggia leggermente al di sopra di tale linea. Posiziona quindi la vite di bloccaggio della puleggia dell'albero a camme al centro della finestra di regolazione. In generale, questa è la posizione in cui dovrebbero trovarsi le puleggie una volta installata la cinghia e messa in tensione. Prendi la nuova cinghia e presta attenzione al senso di montaggio. Le scritte della cinghia devono puntare in senso orario. Inizia a posizionare la cinghia sulla puleggia dell'albero motore. Quindi passala sul rullo della puleggia per cinghia inferiore e sulla pompa dell'acqua. Poi sul tendicinghia puleggia. Ora è necessario montare la cinghia sulla corona dell'albero a camme. Anche in questo caso è necessario rimuovere il perno di fasatura per consentire il passaggio della cinghia. Presta attenzione a riportare la puleggia nella posizione originale una volta posizionata la cinghia. Quindi reinserisci il perno. Infine, passala sotto alla puleggia per cinghia superiore. Ora, tenendo la cinghia sugli altri componenti, posizionala sulla puleggia della pompa ad alta pressione, sempre facendo attenzione a tenerla in posizione.
Una volta posizionata la cinghia, centrala correttamente sui diversi elementi. Quando la cinghia è in tensione, le pulegge si muovono. Assicurati che in posizione finale siano nella posizione consigliata. Tendi il rullo in modo che l'ago si trovi al centro della finestra di regolazione. Per il serraggio, mantieni la tensione con la chiave a brugola quindi finalizza il serraggio con la chiave dinamometrica. Quindi regola l'angolo di serraggio secondo quanto previsto. Completa il serraggio della puleggia dell'albero a camme con la chiave di bloccaggio e la chiave dinamometrica. Ora è possibile rimuovere il perno di fasatura dalla puleggia dell'albero a camme. Completa il serraggio della vite di bloccaggio della puleggia dell'albero a camme con una chiave dinamometrica. Rimuovi il perno di fasatura della pompa ad alta pressione, quindi completa il serraggio della pompa ad alta pressione. A questo punto puoi rimuovere l'utensile di fasatura della puleggia dell'albero motore. Utilizzando la chiave a bussola e sempre in senso orario, compi due giri completi della cinghia per verificare che il motore sia correttamente sincronizzato e quindi che la fasatura sia stata eseguita adeguatamente. La compressione del motore può rendere difficile la rotazione. Tuttavia, verifica che il bloccaggio non risulti troppo duro. Dopo i due giri di cinghia, controlla la tensione del tendicinghia puleggia e che l'ago del tendicinghia sia ancora al centro della finestra di regolazione. Ora devi realizzare la fasatura del motore. Metti il motore nella posizione del punto morto superiore. Quindi inizia montando l'utensile di fasatura dell'albero motore. Quindi monta il perno di fasatura dell'albero a camme. Poi quello della pompa ad alta pressione. Se è possibile, rimettere facilmente in posizione i tre attrezzi per fasatura. La cintura è perfettamente riassemblata. Purtroppo, questo è molto raro. Nel caso in cui tu non riesca a inserire l'utensile di fasatura della pompa ad alta pressione, è ammessa una tolleranza di 5 mm tra la forcella e il foro di fasatura. Alors, dans le cas où tu n'arriverais pas à insérer l'outil de calage de ta poulie d'arbre à cam, il y a une procédure, mais dans tous les cas, nous, on te conseille d'acheter le manuel de montage car les procédures, elles sont complexes et il faudrait presque qu'on réalise une vidéo dédiée à la manipulation. Alors, premièrement, si la fourchette se trouve décalée au-dessus de l'orifice de calage, tu devras recommencer toute la procédure de remise en place de la courroie de distribution, mais au moins, tu es sûr de ne pas faire de conneries, tu recommences à zéro. Deuxièmement, si la fourchette se trouve au-dessous de l'orifice de calage, la procédure est la suivante. Tu retires l'outil de calage du vilebrequin et puis tu fais tourner le moteur légèrement dans le sens inverse jusqu'à dépasser la position PMH. Ensuite, tu tournes lentement le moteur dans le sens horaire jusqu'à pouvoir enfiler la pige de calage dans la poulie d'arbre à cam. Une fois en place, tu dévisses d'un demi-tour la vis de blocage de la poulie. Et à ce moment-là, tu continues à tourner très légèrement le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'à pouvoir enfiler l'outil de calage du vilebrequin. Là, tu resserres la vis de blocage de la poulie d'arbre à cam. Tu resserres la roue dentée d'arbre à cam au couple de 100 Nm. Et à ce moment-là, tu peux vérifier la tension du galet tendeur. Ensuite, tu refais les deux tours de courroie pour recontrôler le calage de ta distribution. Une fois que ça, c'est tout bon, tu peux retirer toutes tes piges de calage. Alors attention, cette procédure, on te la donne vraiment à titre d'information. Mais encore une fois, le mieux, c'est de la monter correctement du premier coup. Et vraiment, si t'as un doute, t'enlèves tout et tu remontes. Allez, on y retourne. Ti consigliamo di installare una nuova puleggia albero motore. Rimonta le quattro viti. Per il serraggio è necessario bloccare la rotazione dell'albero motore.
Per questo motivo, inserisci la quinta velocità e chiedi a qualcuno di spingere sul pedale del freno. Completa il serraggio con una chiave dinamometrica. Quindi aggiungi l'angolo di serraggio previsto utilizzando la tecnica del pennarello per ottenere un riferimento e visualizzare l'angolo di serraggio corretto. Riposiziona grossolanamente la protezione in plastica inferiore. Quindi posiziona la piastra di chiusura del carter di distribuzione. Una volta posizionati entrambi i componenti, riavvita la piastra di chiusura del carter di distribuzione nell'ordine mostrato nel video. Alors, pour le serrage de la plaque de fermeture du carter de distribution, on te conseille vivement d'utiliser des vis neuves. Alors en fait, les vis neuves sont des vis dites à allongement qui supportent des coupes de serrage très importantes. Donc si tu fais le choix de réutiliser les anciennes vis, ce sera à toi de déterminer le coupe de serrage que tu souhaites appliquer. Donc quand tu installes les vis neuves, il y a trois phases. Tu dois serrer les vis dans l'ordre de la vidéo. Première phase de serrage, 7 Nm. Deuxième phase de serrage, 40 Nm. Et enfin, tu termines en serrant les vis avec un angle de 180 degrés. Quindi riavvita le quattro viti della protezione in plastica inferiore. Regola l'altezza del motore per consentire il posizionamento del supporto motore superiore. Riposiziona il supporto motore superiore. Inizia a riavvitare le due viti della staffa sul telaio. Donc, pour les vis du support moteur, encore une fois, tu dois réutiliser des vis neuves. Et tu dois réaliser une première phase de serrage à la cléniométrique et finaliser par une deuxième phase de serrage en ajoutant un serrage angulaire. Si tu ne changes pas les vis, là encore, à toi de déterminer la force de serrage, attention à ne pas les casser. Monta le due viti della staffa sulla piastra di chiusura del carter di distribuzione. Poi riavvitale. Completa il serraggio con una chiave dinamometrica. Quindi regola l'angolo di serraggio secondo quanto previsto. Poi riavvita il bullone a croce che tiene il supporto motore al telaio. Completa il serraggio con una chiave dinamometrica. Quindi regola l'angolo di serraggio secondo quanto previsto. Sostituisci la piastra di protezione in plastica della cinghia di distribuzione. Presta attenzione a reinserirla correttamente nelle varie fessure e pinze. Rimonta lo scudo termico. Poi riavvitalo. Riavvita la sonda del catalizzatore. Riavvita le due viti che tengono i sensori di pressione dei gas di scarico. Ricollega la protezione termica. Ricollega le linee di pressione dei gas di scarico nelle rispettive sedi. Quindi riavvita la vite di fissaggio del tubo. Riposizionare la flangia del filtro del gasolio nel relativo alloggiamento. Quindi riavvita i tre dadi. È possibile utilizzare una prolunga magnetica flessibile per il corretto posizionamento. Ricollega il tubo. Quindi applica nuovamente l'anello di bloccaggio. Procedi come per il filtro del gasolio. Reinserisci il vaso di espansione del liquido di raffreddamento nell'apposito tubo. Quindi applica nuovamente l'anello di bloccaggio. Riposiziona il vaso di espansione nei relativi alloggiamenti. Quindi ripristina i collegamenti elettrici. Reinserisci la guida in plastica nel vaso di espansione. Ricolloca il tubo del gasolio nella rispettiva guida di plastica. Ricollega il tubo del liquido di raffreddamento, quindi reinstalla l'anello di bloccaggio.
riposiziona i tubi nelle loro guide. Quindi bloccali. Prima di usare l'auto, è fondamentale ricaricare il liquido di raffreddamento e svuotare il circuito dell'aria. Guarda il video come svuotare e spurgare l'impianto del liquido di raffreddamento della Golf 7 1.6 o 2.0 TDI. Ora è possibile ricollegare i collegamenti elettrici della pompa dell'acqua, operazione che deve essere eseguita dopo lo spurgo. Ora puoi rimontare la cinghia servizi. Per questo ti consigliamo di guardare il nostro video come sostituire la cinghia servizi della Golf 7 1.6 o 2.0 TDI. Rimonta il parafango inferiore. Infine potrai rimontare la ruota e abbassare l'auto. Riconnetti la batteria. Infine riposiziona il carter motore. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Used Tool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.